Salve a tutti! Mi auguro che i due video precedenti dedicati a come dipingere una marina vi siano stati utili. Proseguiamo con il nostro dipinto e con questa tavolozza andiamo a completare la barca sulla spiaggia. I colori che ho scelto sono il colore bianco, il giallo primario, il rosso cadmio, l'arancio brillante, il turchese, il blu oltremare, il nero e ho aggiunto il giallo di Napoli chiaro, molto utile per dare i colpi di luce e le velature. Con il rosso e l'arancio brillante coloriamo la parte inferiore della barca e con il bianco e il giallo di Napoli chiaro andiamo a dipingere la parte superiore. Questa è la prima stesura. Per le parti in ombra, come l'interno della barca, useremo un rosso molto scuro che si può ottenere miscelando questi due colori, il rosso brillante insieme al colore nero. Con questo colore possiamo dare la profondità all'interno della barca, alternando con il colore scuro a qualche pennellata più chiara, aggiungendo una punta di bianco. Con lo stesso colore scuro andiamo a definire l'ombra proiettata dalla barca. Adesso passiamo alla parte più consistente, dare delle pennellate coprenti con i colori quasi puri, che sono l'arancio brillante e il giallo di Napoli chiaro. Questo sarà determinante per questo tipo di pittura, che si basa principalmente sulla tecnica del chiaroscuro, per dare quella luminosità di luce che si crea all'esterno in una giornata limpida. Questo è essenziale per creare anche la rotondità dell'oggetto, con appunto il contrasto di luci e ombre.
qui andiamo a dipingere l'ombra proiettata dalla barca usando il giallo, l'arancio brillante e una punta di nero. Con il giallo e una punta di nero andiamo a dipingere la parte superiore della barca, creando quella tonalità un po' invecchiata che spesso hanno le barche in legno. Adesso con poche pennellate di colore vi farò vedere come dipingere due barche in lontananza e dei gabbiani in volo. E con queste pennellate vi auguro una felice giornata. Iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi video di pittura. A presto, ciao!